Presidente Frigeri, un commento sul bilancio della Banca Popolare del 2014. Beh, credo che si possa dire che è un buon bilancio che dimostra come la banca sia stata in grado di superare grandi difficoltà con la compressione dei tassi e la difficoltà delle aziende, l'aumento delle sofferenze, e uscendo con un utile che è in leggera crescita. Quello che conta è guardare poi i segnali che vengono negli ultimi mesi, che sono un incremento delle erogazioni molto importante, in particolare su nuove progettualità che ci vengono presentate. Queste nuove progettualità si inseriscono un po' anche nei progetti del progetto di Italcementi Bergamo 2035 e sul piano del sindaco Gori sul rilanciare le imprese, aiutare le imprese a tornare in città. Ma certamente, quello che noi chiediamo è che le imprese vengano avanti con delle richieste fondate su progetti, perché solo con della nuova progettualità che ricostruiamo l'imprenditoria e la rilanciamo. E quindi il periodo dell'assistenza per il sostegno a imprese in difficoltà deve essere superato. Adesso bisogna guardare al nuovo e quindi i progetti del genere sono estremamente importanti, li vediamo molto volentieri. Sempre su questo settore, la Banca Popolare già dall'anno scorso ha avviato un percorso di internalizzazione e di sostegno a queste imprese per l'export. Come giudici, com'è andata finora? Ma devo dire che proprio nel solco del progetto UBI World, che è stato portato avanti con forza lo scorso anno e sta continuando durante questo 2015, ha dato già dei significativi ritorni lo scorso anno. Devo anche sottolineare il fatto che noi abbiamo preparato decine e decine di professionisti all'interno del nostro gruppo per accompagnare proprio le aziende, specialmente quelle che hanno meno struttura, per poterle accompagnare appunto verso mercati nuovi, mercati esteri che possano, come dire, assorbire i loro fatturati, perché in Italia ormai lo spazio si è ridotto. E devo sottolineare il fatto che i numeri ci stanno dando ragione, cioè abbiamo effettuato, credo, più di che qualche centinaia di visite e qualche centinaia di approcci con queste società, con queste aziende, e abbiamo preventivato quest'anno, credo, oltre 1 migliaio di incontri con aziende che potenzialmente possono andare sui mercati. Io Quindi, direttore, il 2015 sarà un anno Felix per credo di l'economia. sì, che sarà un anno migliore, tutti lo speriamo, però vedo che la fiducia sta ritornando nell'impresa, sta ritornando nell'imprenditore, ma sta anche ritornando nei giovani. Vedevo un dato sulle start-up freschissimo che diceva appunto che mai come nel 2014 sono maturate le start-up. Adesso si tratta di farle vivere, non farle solo nascere, ma poi accompagnarle e farle vivere. Riguardano sia le attività interne, ma riguardano anche start-up che già partono con l'idea di andare fuori, pertanto di essere accompagnate in un processo di internazionalizzazione da subito, e qui la banca è importante.